E sono ancora qua, indeciso. No, beh, dai, no, forse non dovrei farmi male, non troppo almeno. È perché mi sembra un invito a buttarsi, sta cosa. Dai, proviamo. Sì, ok. Infatti, vabbè, recuperiamo la vita. Ah, qua c'è una leva. Cosa ho attivato? Ah, e però c'era una scala, così ho tappato il buco. Beh, aspetta, prima fammi dare un'occhiata qua. Saggezza del grande essere, ma questi... Ah, ok, ah, sono le cose. Aspetta. Ah no? Ok, non l'ho tappato. Ok, c'è un oggetto, andiamo a vedere. Gemma, bla 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 bla. Insomma, sempre nomi sempre più lunghi. E poi dovrei anche vedere queste gemme prima o poi. Non mi ricordo mai, veramente, come le rune. Allora, c'è quindi quella strada lì. Anche di qua c'è una strada. O andare su. Proviamo ad andare su. Vediamo dove sbucchiamo. Ah, ok, ho capito. Era quella scorciatoia che non capivo. Ecco, e qua c'è la lanterna. Ok, perfetto. Abbiamo aperto la scorciatoia. Ma perfetto. Ok, allora torniamo giù. Ok, allora io andrei per prima cosa verso quell'oggetto là. Vediamo un attimo. Aspetta, eh. Io mi ricordo che facevano gli stessi versi. Ah, esatto, quelli che davano follia. Porca vacca. Ecco. Tutta la vita mi ha tolto. No, io li odio. Questi qua che danno follia li odio. Adesso mi è venuto in mente. Devo eliminarli in maniera rapida. E no, non... Merda. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma ha ucciso malamente. Ma questi... Io con questi qua... Nel gioco base... sono morto un sacco di volte, mi ricordo. Non facevo in tempo... cioè, ad avvicinarmi che morivo subito. Perché danno follia. Porca vacca. Allora facciamo così. Non ce l'abbiamo. Diciamo un vestito che dà resistenza alla follia. Questo 19. Perché così se aumentiamo la nostra resistenza. Ah, questo... Oh, 19... magari mettiamo questo, 19, poi... Ah, 49... 30, 56... 56, 45... Mi sa che... Il 60... Ok... Mi sa che è l'unico quello da 60, sì... dove sei? Non ti trovo più. Eccolo. Ok. Poi 28, 26, 27, 24. Squadra 28. Ok. E poi 30. E mi sa che è proprio il set.
L'armatura è proprio un set antifollia. 28, 30. Vabbè, a questo punto mettiamo lui, dai. Ok. Tanto la scorciatoia l'abbiamo aperta. Meno male. Meno male è venuto in mente di andare prima su, va? Ok. Bene, bene. Non è neanche brutta come set, diciamo, armatura. Allora, tengo. Ok. Dunque, era verso lo... Sì, ah, sono lì i miei echi, perfetto. Ma gli ha... No, me li ha rubati! Ok. Serve il sedativo? Aspetta, io corro. Ok. La resistenza alla follia ha funzionato. Funzionato. Occhio. Si lanciano. Ah no, dai, sul serio? Vabbè, riproviamo un'altra volta. Comunque adesso corro a destra, va bene, ok, proprio subito sparato, senza... E poi ci occuperemo di quelli lì che danno follia. E riproviamo. Ternino. Ok. Allora, i miei che sanno di là, ma... Questa me l'ha ciulata, me l'ha ciulati prima. Io vado, 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 corro. Oh. No, non salire, non salire, basta, basta. Aspetta, ok, mi sono tenuto abbastanza. Oh. Madò, che bordello. Scusate, aspetta, eh. Ok, si lanciano a pesce. Oh. Chi è? Ah, un altro. Aspettate, aspettate che... Oh, ok, un attimo di calma. Si sente ovattato qua, come mai? No, basta, può lanciarsi a pesce. Oh! Ok, torniamo qua. Mi sembra un buon punto. Su, su. Uno alla volta, eh. Guarda. Oh, si sente ovattato qui, vabbè. Beh, io intanto prendo oggetti, eh. Roccia di sangue, attenzione. Non pensavo si trovasse una roccia di sangue qua. È molto importante, perché con la roccia di sangue possiamo potenziare al massimo un'arma. Ok. Allora, non riesco a prenderla. Perfetto. Perfetto. Eh sì, pensa a te. Perché so che ne esisteva una in tutto il gioco. E so dove trovarla. Non qua, però. Un grosso grumo solido formatosi del sangue freddo. Dopo la morte, una sostanza presente nel sangue si indurisce. La parte che non si cristallizza diventa una pietra del sangue. Più che un semplice grumo, somiglia quasi a un macigno. Sono state rinvenute poche pietre del sangue di queste dimensioni, anche mettendo insieme l'esperienza di tutti i cacciatori. Sì, 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 infatti sono molto rare. Allora, forse... Io sapevo che ne esisteva una, forse adesso ne esistono due. Visto che...
Con gli LC ne hanno aggiunta una. Ok. Qua c'è ancora, ci sarà quella che mi aveva rubato gli echi. Proiettili, ok. Ci sarà qualcuno che mi ha rubato gli echi, sicuro. Oh. Ok. Eccola là. Perfetto. Oh, bene. Ok, quindi questa era un'area bonus in pratica. Cioè, bonus tra virgolette, perché la roccia del sangue è molto importante. Ok, adesso ci sono questi qua maledetti. Allora, mettiamo. Io le... Oh, madonna, aspetta. Che cavolo. Allora, dicevo, io li avevo tolti. Mettiamo i sedativi. Ok. Vediamo se riesco. Devo ammazzarlo proprio subito, appena lo vedo. Ok. Allora, aspettiamo che si avvicini lui. Ok. Ok, fa niente, è morto. Anche se ci ha dato la follia. Gemma sangue della tempra umida mal. Vabbè. Ma infatti ce n'era un altro. Porca vacca. Che io voglio vedere cosa c'è di là. Sì. Questo però... Ah no, ok, si muove, vediamo dove va. Devo riuscire, perfetto, ad avvicinarmi il più possibile. Ora. Ok, è morto, sedativo. Al pelo. Ok. Oh, cos'è sta roba? No, ancora cos'è quello lì? Con l'arpione. E ce n'è uno lì. Ma io di qua, aspetta. Forse lì ci arrivo dall'altra parte, perché mi mancava una strada praticamente. Fatemi dare un'occhiata, perché io quasi quasi adesso faccio un salto al suono del cacciatore per potenziarmi la spada. E magari potenziarmi un po', non lo so. Aspetta, fatemi vedere. Quante sono? Mi sa che lì c'è un boss. No, facciamo così. Taglio un attimo e ci rivediamo qua. E rieccomi qua. Ho provato a scendere di qua, ma è un casino. Cioè, nel senso che non riesco a batterlo, quello lì grosso. Porca vacca. Ha un range troppo ampio. E quindi provo a fare una cosa. Prendo i miei echi. E poi ciao. Ah, quindi mi ha preso al volo, ma... Ok. Oh, ma dove sono sbucato? Ah, oh madonna. Oh. Aiuto. Aiuto, via, un attimo. Oh madonna. Fermi. Mi sono perso. Ok, aspetta, calma un attimo. Pensa a te, sono... Aia. Sono ritornato all'inizio. Ok. Allora, siccome... Ok, qua c'è la lanterna.
Perfetto. Facciamo così. No, pensavo che si andasse da qualche... Allora forse il livello così è finito, manca quindi il boss, forse. Allora devo ritornare... dove ero prima. O almeno così non ho perso Eki. Allora, ecco. No, no, io quelli grossi, a parte il primo, sono riuscito a battere... Ma perché non aveva non aveva niente. Ma gli altri, cioè l'altro che avevo incontrato, poi non ce l'ho più fatta a batterlo praticamente. Continuavo a morire malamente. Questo, in questi due, perché uno è attaccato al soffitto, non riesco a battere neanche... Ah sì, scusa, è già qua. Non riesco a battere neanche quello a terra, figuriamoci quello al soffitto, quindi ciao ciao. Vado dal boss, allora, a sto punto... Facciamo così. Così se muoio sono già a posto. Questi a quanto pare pregano. Boh. Ah, ma ce l'avevo già. Madonna. Ok. Spero non intervengono dopo, eh. Che qua mi sa di boss. Sì, sì, sì. Nato praticamente. No, non sta bene. Orfano di Kos. Io... Oh, oh, stia calmo un attimo. Stia calmo. Porca vacca. Oh, oh. Io comunque il nome Kos l'ho già sentito, da qualche parte. Cavacca. Quindi sembra uno yo-yo quel coso, da come lo maneggia. Ok. Aia. No, no, no. Mi ero bloccato. Porca vacca. Forse con lui... Con lui mi conviene usare la spada più veloce, mi sa. Anche se gli faccio più male con questa, ma... Non riesco... E forse posso fare il contrattacco. Dovrei provare. Adesso proviamo. Beh, se muoio un'altra volta... Taglio, eh. Però, no, così, ecco. Ok. Ok. E ritorniamo giù. Aspetta. Ok, così nel caso non devo tirare nessuna leva. Ok, ci riproviamo. Provo a fargli il contrattacco. Vediamo se ci riesco. Ok, mi riprendo gli echi. Ok. Mi faccia... Sì, 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 si può, si può.
Ah, oh madonna. Aia. Stia lontano un attimo. Ok, una specie di... Oh, oh, stia calmo. Madonna. No, via, via. Oh, non riesco più a farglielo. Non riesco più a farglielo. Un pazzo, vede? Ma non ci riesco più. Ce l'avevo fatta prima. Thank you.
Oh, bene, bene, Madonna che parassita di cosa, un po' il fiatone, anche se per aver trattenuto il respiro, perché ero convinto di non farcela, vabbè, zero echi, come al solito ho dovuto stare zitto, spero che capiate, ma veramente non è stato facile, difficile, è stato difficile. E aspettate, prima di fare qualsiasi cosa. Dov'è la lanterna? Eccola. Bene, accendiamola. Ok. Cos'è sta roba? Perché c'è sta roba? Incubo ucciso. No, e quindi? Ah, adorato figlio di Kos, tornato all'oceano. Una maledizione senza limiti, un mare senza fondo. Accetta tutto quello che esiste e che può essere. Ok. Ah, forse abbiamo finito il DLC? Ah. Cioè... Kos, io l'ho già sentito, come vi avevo detto prima. Forse si sente nella parte finale del gioco... Che a quanto pare credo sia questo allora, questo coso morto qui, polipo neanche tanto, però sembra un pescione enorme, va bene. Va bene, incubo ucciso, allora torniamo, sono il cacciatore dunque, ma volevo fare un'ultima cosa in questo DLC, visto che se non ho capito male dovrebbe essere finito, cioè forse questo è il boss finale. Volevo... Oh, tutto... brava cacciatrice. Sento che German sta dormendo. Di solito sarebbe agitato. Ma questa notte sembra davvero tranquillo. Forse qualcosa ha alleviato la sua sofferenza. Ah, ok. Forse uccidendo l'incubo, a quanto molto pare. Bene. Lascia... Ok. Dunque, potenzierei... Di uno posso livellare... E allora io potenzierei ancora l'attacco, non mi interessa. Voglio fare un danno della Madonna. Ok. Allora, qua ok, abbiamo fatto tutto. No, volevo con il teschio vedere se per caso andava posizionato a costa. Allora, devo andare credo proprio incubo del cacciatore, prima lanterna. Sì, ecco, diciamo, la trama va veramente capita bene con tutte le descrizioni e tutto. Da quello che ho capito io, penso che uccidendo l'incubo appunto abbiamo migliorato qualcosa, vabbè. Se non so cosa... Ok, allora. Dunque, proviamo ad andare di qua. Comunque DLC difficile, veramente DLC difficile. Sì, permesso. Era da tanto tempo che non trovavo difficoltà in un gioco come... Diciamo stile Dark Souls, quindi Bloodborne. Allora, aspetta un attimo. Ok. Voilà. Perfetto. Attenzione. Allora, qua io entrerei di prepotenza. Dunque, aspettiamo che aprano la porta. Ok. Permesso. Perfetto. Si faccia i fatti suoi lei, eh? Ok.
Vediamo se... Non so adesso... Ah! Ok... Oh oh, ho un brutto presentimento. Ma bruttissimo. Ah no, un chierico belva. E già la descrizione diceva che Lorenz era il primo chierico belva. C'è il primo sivicario, quello che è, insomma. Fido, ho appena battuto un boss. Porca vacca. Devo batterne un altro. Eh no, però. Non si fa così. No, mi ha preso. Beh. Aspetta, mi rialzo. Allora, no. Tutto di fuoco. Porca vacca, fa un danno della Madonna anche questo, ma tanto per cambiare.
Bene, bene, bene. Ma bene, bene, bene. Abbraccio della bestia. Oh, ho fatto un po' fatica, eh. Ma non come le altre volte. Insomma, un po' fatica sì. Però, dai, è andata anche questa. Madonna, un boss dietro l'altro. Mi ha dato una runa. No? Sì. Abbraccio della bestia. Runa abbraccio, diventa una bestia spettrale. Aumenta tempo trasformazione più 15. Vabbè. Ok, ci diamo la lanterna. E direi che ho un'ultima cosa da fare prima di tornare al gioco base. Facciamolo, così non ci pensiamo più. Tornerei alla... non mi ricordo come si chiamava, comunque... Aspetta, se adesso lo vedo... Perché avevo preso una chiave, che poi mi sono dimenticato... pila di corpi sottoterra. C'era una cella da aprire, voglio vedere cosa c'è dentro. Dopodiché direi che abbiamo anche finito. Madonna. No, questo qua è stato, l'ho già detto prima, ma veramente un DLC difficile. DLC difficile. Anche perché poi i nemici sono forti, ok? Però tu li togli poco. E se li ammazzi ti danno pochi echi. Cioè, per esempio, i grilli qua ti danno 546. No, ancora la campana. Oh, madonna. Ancora questo? Aspetta. Aspetta, no, Non mi faccio ammazzare da questo. Basta. Non riesco a prendere. No, 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 oh, oh. No, non so cosa ho fatto, ma... No, vabbè, non volevo fare così. No, 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 no. Non vedo. Aspetta. Mi sono incastrato. Ok. Oh. Ah, porca di una vacca. Dov'è? Ah, sparisce. Ok. Oh, bene. E basta, fide. Cioè, quattro volte che ti ammazzo. Testimonianza di Brador. Cioè, veramente. È un cappello. Ah, è forte, eh. Ha molta difesa. Sì, vabbè, cioè, sembra un cervo. Però vabbè, ha molta difesa, io lo tengo. Fa niente, l'aspetto fisico non è importante. Oh, ha difesa, teniamolo. Oh, va bene. Bene, bene. Guarda chi c'è. Benvenuta nei miei alloggi. Non sono abituato a ricevere visite. Sei qui per uccidermi? Credi che uccidermi basti a espiare i tuoi peccati? Dopo tutto quello che hai fatto? Ah, quindi questo deve morire? Ah, ma questo era lui! Con la campana! Cosa c'è? Non vuoi più uccidermi? O forse sei qui per implorare il mio perdono? Beh, vattene. Quel che è fatto è fatto. Sai che ti dico? Nulla cambia. Questa è la natura degli uomini. Direi che devi morire, assolutamente. Ok. Ah, forse la sua flebotomo. Forse è la sua arma. Va a vedere. Non posso usarlo. Ci vuole tanta tinta del sangue. Vabbè. Almeno abbiamo guadagnato, diciamo, un'armatura. L'armatura sua, alla fine. Anche lui aveva la testa di cervo.
Va bene, allora direi che con queste anime, cioè con questi echi, ma qua è... Ah, li ha uccisi forse, vabbè. Ok, me ne torno indietro e ci rivediamo dove ci eravamo interrotti nel gioco base, credo a Rinato se non ricordo male, va bene.